Salute a tutti gli amici dell'Osservatorio. Quest'oggi l'editoriale vorrei farlo intrecciando quattro aspetti che in apparenza sembrerebbero non intrecciabili, mi esprimo così. E questi quattro aspetti sono la santità, la cultura, la società e la politica. Se avrete la bontà di seguirmi comprenderete perché oggi vi propongo questo intreccio di realtà. La santità, la santità che noi conosciamo, sicuramente in modo imperfetto è quella di Dio. Ma spesso abbiamo sentito parlare di santi, nella Chiesa c'è questa lunga tradizione di santi che sono la parte migliore di noi. Ma chi è il santo? Il santo è stato conosciuto, compreso nella riflessione teologica, soprattutto alla luce di una categoria, la categoria dell'unione con Dio. Quindi il santo è quel credente o quella credente che per grazia di Dio ha vissuto un'unione profonda con lui un'unione a livello ontologico, a livello psicologico, a livello morale. Il santo dunque è unito a Dio per mezzo della fede del battesimo, l'unione ontologica, per mezzo del desiderio, l'unione psicologica, per mezzo anche del suo pensiero, la dimensione contemplativa, sempre psicologica, e soprattutto per questa tensione nell'agire, eh, un agire virtuoso in relazione a colui che è il suo sommo bene, ecco la dimensione morale. Quindi il santo è colui che è unito a Dio. E questi santi hanno amato con la grazia dello Spirito Santo il padre e il prossimo e hanno fatto proprio una massima, la massima dell'amore che è l'amare senza misura, sono dei massimalisti dell'amore, l'amore per l'altro, altro intendo altro con la maiuscola che Dio, altro con la minuscola, sono dei Nobel dell'amore, potremmo definirli così. La loro presenza nella storia, se ci riflettiamo, ha avuto dei riverberi culturali, sociali e politici i santi sono un po' tutti sociali anche quelli che magari non si sono occupati come tanti di realtà prettamente sociopolitiche. Ma vediamo di seguito questi riverberi che vi dicevo che dalla santità giungono a quel mondo sociopolitico che accennavo. La prima cosa a questo mondo dicono che loro sono inseriti in un mistero che li supera e quindi esiste un mistero che supera la storia. I santi dimostrano che il cielo non è vuoto e che ci può essere un arcobaleno, un'alleanza tra cielo e terra, anzi il cristianesimo si fonda anche su questo principio fondamentale, pensate al principio incarnazionista. E questo concetto mh, di mistero, questa categoria di mistero a livello filosofico, a livello teologico, è stata esplorata nel secolo passato ed ha avuto una abbondante considerazione che ha arricchito molto la riflessione comune. Nei santi il mistero si manifesta, si tocca quasi con mano, questo è il loro grande pregio. Pensate a un padre Pio, pensate alle stimmate, la bilocazione, la conoscenza dei cuori. Pensate a una Marta Roben, a una Teresa Neumann, a una Alessandrina Costa, donne che per decenni non mangiarono e non bevvero nulla, mantenendo tutte le funzioni vitali e si cibavano solamente di eucaristia. Ecco, sono dei segni forti di un mistero che loro si manifesta o come eh, i miracoli e le grazie ottenute da un San Francesco di Paolo o, di, o, di, o da un Gerardo Maiella. O alle opere anche colossali di un San Giovanni Bosco o di una Santa Teresa di Calcutta. Ecco, sono tutti elementi che manifestano quel mistero. Non si possono liquidare dicendo che sono dei lestofanti, degli illusionisti, dei furbacchioni, dei capaci solo dal punto di vista umano, e no, rivelano l'azione di qualcuno. Allora ha ragione Berson quando scrive. I grandi uomini di bene, e in particolare coloro il cui eroismo creativo e semplice hanno aperto alla virtù nuove vie, sono rivelatori di verità metafisiche. Interessantissimo questo pensiero. E so, Berson si pone eh, sulla scia di Pascal, che quando considera la ragione dice l'ultimo passo della ragione... Sta nel riconoscere che vi è un'infinità di cose che la sorpassano e che essa è debole cosa se non arriva a riconoscere questo. Allora comprendiamo come, da un punto di vista culturale, i santi aprono un modo diverso di comprendersi nella storia. Allora questi uomini, queste donne speciali che manifestano il mistero, cosa fanno? Infrangono quella cappa a volte soffocante, immanentista della cultura moderna e postmoderna che all'ultimo ha aperto l'uomo, anzi ha portato l'uomo al nichilismo. E al nichilismo del pensiero che è l'assurdo. Noi viviamo in un tempo in cui eh, in nome della libertà c'è gente che si sposa una bambola di gomma eh, accanto a chi critica per esempio un matrimonio indissolubile che dura tutta una vita. Noi viviamo in un contesto in cui delle leggi sono estremamente punitive per chi <coughs> danneggia o toglie dal nido un uovo di una specie di uccelli protetti, ma vuole mettere l'aborto come diritto eh, nelle proprie carte costituzionali e l'ha proposto perfino a livello europeo. No? Quindi capite come questa cultura eh, postmoderna poi scade in questo assurdo. E quei santi ci dicono che c'è un altro ordine, un ordine... Superiore un ordine divino che può dare senso a questa dimensione storica. Ma facciamo un passo ancora oltre, guardando in filigrana loro. Oggi, nella cultura contemporanea, si esalta l'autodeterminazione: no? ognuno vuole essere se stesso, deve realizzare se stesso. È come se già si credesse in partenza che ognuno di noi è perfetto, e quindi è definito a tutti i crismi, deve solo realizzarsi. Ma Realizzare se stessi ne vale sempre la pena? Tutto quanto siamo è già perfetto e vale la pena svilupparlo fino alle sue estreme conseguenze? L'autodeterminazione può essere il senso della vita del singolo, di una cultura? E eh no. Anche qui i Santi aprono un'altra prospettiva che, guarda caso, è in sintonia anche con le scienze umane che su questo hanno fatto passi molto interessanti in avanti. Il principio che suggeriscono i Santi non è l'autodeterminazione, quella magari viene dopo, ma l'autotrascendersi, cioè l'andare al di là di sé, andare dal basso di noi verso un alto. E ci si autotrascende quando si tende all'altro, cioè a Dio, ai grandi ideali, ai valori autentici. Allora capite come alla cultura e alla società i santi, espressione di quella santità di Dio nella storia, hanno da dire qualche cosa. Dio, gli ideali, i valori sono le mete verso cui tendere quelle realtà e verità che fanno bella la nostra vita e quella degli altri, perché Dio, gli ideali, i valori realizzano la natura profonda di ogni uomo. Allora questi premi Nobel dell'amore, la società dovrebbe dare più spazio, dovrebbero essere più riconosciuti e conosciuti. Quanta necessità di avere bei modelli, modelli belli da proporre a tutti, da proporre soprattutto ai nostri giovani per affrontare quella questione educativa di cui si parla, che sta ancora a tanti, ma verso la quale eh, si, 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 si stenta a fare qualcosa. A cominciare dalla scuola vero che la storiografia eh, non è la storia, nel senso che la storiografia e la sua ricostruzione è sempre parziale, poi se ideologica peggio ancora, ma come sarebbe opportuno che la storiografia anche scolastica desse spazio a questi premi Nobel della fede e dell'amore? E nei testi scolastici è quasi insopportabile, che so io, Conoscere che a metà dell'Ottocento abbiamo avuto alcuni attori, quale Cavour, quale Garibaldi, quale Vittorio Emanuele II, che hanno fatto l'Italia. Poi come l'hanno fatta eh, sarebbe da vedere. Eh, ma perché parlare solo di loro e trascurare i contemporanei, per esempio, di una città di Torino no? Quale, eh, quali furono Giovanni Bosco, Giuseppe Cafasso, Giuseppe Cottolengo, il Beato Fa Bruno, che forse questi uomini hanno fatto meno rispetto a questi altri? O nella contemporanea Palermo, eh, l'opera di Garibaldi conosciuta, anche saltata, e certe figure, quale il Beato Cusmano, la sorella del Cusmano, eh, il padre Annibale Maria di Francia, il fratello, e così via. Dico, perché? No, se vogliamo andare in Francia, no? Di Proudhon, di questo anarchico rivoluzionario, si, si parla, si dice, ma del contemporaneo beato Federico Osanam che avviò le conferenze di San Vincenzo e diede aiuto a tanti francesi, perché non se ne parla? Forse abbiamo bisogno di questi nobili dell'amore, di questi modelli, di queste persone che si autotrascendono e se ci fate caso trascendono il contesto dove vivono? Eh, I santi poi aprono un altro riverbero sociale, la dimensione etica, quell'atteggiamento di essere per l'altro. E non è indifferente, non è indifferente una società. In ambito sociale c'è molta differenza tra comportarsi con rispetto delle prossime generosità e non comportarsi nel, rispettando il prossimo. E comportandosi egoisticamente sono atteggiamenti interiori che strutturano le relazioni corte io con il vicino di casa che so io, io che guido accanto a un altro ma strutturano anche le relazioni lunghe quelle istituzionali pensate a un piano sanitario a un piano scolastico la domanda sul giusto da compiere e l'ingiusto da evitare pone il limite tra civiltà e barbarie e la società di oggi ne ha bisogno, basta mettersi in macchina, basta guidare cinque minuti e ci si rende conto di quanto è necessaria una dimensione etica. Allora ha ragione San Cosemaria Scrivà quando scrive queste crisi mondiali non sono che crisi di santi, fanno pensare queste parole. Ora comprendete come questi quattro termini che indicano quattro realtà, santità, cultura, società, politica, si richiamano a vicenda. Queste crisi mondiali sono crisi di santi e qui la Chiesa di oggi deve sentire la necessità di tornare a Dio, altre volte santo, di proporre... Percorsi autentici di santità, come la tradizione agiografica ci ha suggerito. È necessario perché la Chiesa è quel lievito che Dio ha posto nel mondo affinché fermenti questo mondo e lo elevi, lo edifichi, lo aiuti ad autotrascendersi. È necessario che si torni a questo che si lasci ogni confusione ogni rancore ogni altro aspetto limitante che oggi si respira e si ritorni alle sorgenti della santità che sono in dio a conclusione di quanto vi ho detto vorrei segnalarvi un mio lavoro molto semplice un libro che ha come titolo Raccontami un santo della casa editrice Cantagalli. In questo libro trovate una prefazione dove questi concetti che qui ho accennato molto sviluppato e poi il profilo di dieci santi giovani, semplicissimi nella esposizione, eh, scritti per elevare, proprio elevare, così come spiegavo poc'anzi.